Grazie. Martedì, dopo un anno e mezzo, ci sarà la prima partita allo Stadio Olimpico senza... Guarda, io infatti mi stavo preoccupando, perché capisco, come ho già detto tante volte, che in fondo questa città, il nostro paese, il problema delle barriere è il problema. Quindi martedì saremo tutti felici, quindi passerò da quello che in qualche modo ha generato questo scempio e questo assoluto oltraggio a questo paese, a quello che di fatto poi ha stabilito che si dove, perché mi è stato dato in dono dalla sorte quello di essere colui il quale ci ha messo la faccia nel mettere e poi colui il quale ha stabilito le tempistiche per togliere. Quindi martedì io credo che avrò un aumento di peso, perché questa cosa mi alleggerisce, e spero che anche la scritta che c'era ieri, Gabrielli come Raciti, magari per la serenità non mia, perché per fortuna sono nato dei miei figli, non abbia più a realizzarsi. Questo dà il senso, purtroppo, da questo punto di vista del paese. Ci attardiamo sulle barriere, e in questi giorni abbiamo visto quello che è avvenuto in Sardegna, quello che è avvenuto in altre parti dove le partite di calcio sono diventati dei luoghi da far west. Però il problema sono le barriere. Quindi da martedì svoltiamo e il sole dell'avvenire si aprirà a questo nostro, sorgerà e saremo tutti più tranquilli. Può fare un bilancio di questo anno e mezzo? In termini delle scritte, delle minacce, degli insulti, delle cose non vere che sono state scritte sul mio conto, dei volumi. Da un punto di vista dell'ordine pubblico direi meglio di così non è andato, spero che vada bene anche per il dopo, e quella è una bella scommessa. Grazie.